Riparte il Polibus, la navetta gratuita che accompagna gli spettatori nei teatri di periferia convenzionati, annunciato questa mattina durante la presentazione della nuova stagione del NEST. Partenza dal Museo Archeologico con un passaggio in Piazza Medaglie d'Oro per raggiungere il Teatro Area Nord di Piscinola, da Piazza Bovio per arrivare al NEST di San Giovanni a Teduccio. Sono ormai 13 anni che lavora il NEST sul territorio di San Giovanni a Teduccio. Stiamo cercando di cancellare la parola periferia, o almeno ci stiamo provando, così come ha tentato di fare Mohamed Ali, per esempio, che io porto in scena. La parola periferia non ci piace più, la parola muro tra periferia e centro città non ci piace più. Stiamo cercando di abbattere quel muro invisibile che è sempre esistito fondamentalmente. Il NEST è una grande realtà di San Giovanni, una grande realtà di qualità, di grande competitività, dove si unisce ovviamente un impegno culturale significativo, sperimentazione ma anche partecipazione di talenti sia del territorio che di tanti professionisti che richiamati da Francesco Di Leva vengono da fuori. Prima corsa il 15 settembre per Movimentale, festival di danza e videoarte al Teatro Area Nord. Il 17 settembre il Polibus andrà al NEST per lo spettacolo I Giovani Infelici con Francesco Di Leva nell'ambito di Affabulazione, il progetto promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo. Quest'anno il NEST in realtà riceve delle partnership da parte per esempio di SIAG Caffè, che mette a disposizione una somma di 10.000 euro, regala 8 borse di studio ai ragazzi di San Giovanni a Teduccio, perché noi quest'anno faremo un corso a pagamento per i ragazzi dai 9 ai 19 anni e SIAG Caffè offrirà 8 borse di studio ai ragazzi che non se lo possono permettere. Un'altra partnership è con la Kuwait, anche loro in realtà hanno dato una somma per cui faremo dei corsi gratuiti per i ragazzi che vanno dai 19 anni in su, e poi c'è un'altra partnership con Kineton, un'altra azienda sempre del territorio, che in realtà ha messo una somma affinché possiamo formare delle maestranze di ragazzi che si vogliono avvicinare alle luci, insomma fare i macchinisti, eccetera, eccetera. Ripartiamo il 7 e l'8 ottobre con un progetto a cui teniamo particolarmente, Over, che è una vetrina sulle giovani realtà nazionali del teatro, contemporanea in collaborazione con il Teatro Argo. Noi come comune siamo vicini al NEST nell'ambito dei bandi che noi facciamo. NEST fa una programmazione annuale molto significativa sui progetti per le periferie. Sia l'anno scorso che quest'anno c'è stata la presentazione di Affabulazione, il nuovo anno NEST ha un ruolo significativo insieme ad altre esperienze ovviamente di questi territori e di altri luoghi della città. Le istituzioni locali debbono sostenere queste iniziative, lo debbono fare però con uno spirito anche competitivo, in senso positivo lo dico, stimolando le migliori esperienze, facendo in modo che chi veramente investe nel talento, nella qualità, nella partecipazione venga preferito.